un discorso molto importante, ma molto semplice alla fine. Credo che magari qualcuno non ci ha pensato, però ascoltandolo probabilmente capirete al volo cosa intendo. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, penso che in molti si ritroveranno in quello che sentirete adesso. Diciamo che la questione gioco vivo o morto, uno che ci gioca non riesce a capirlo, però magari un creator ci fa più caso e ha più strumenti per capire effettivamente se il gioco è vivo e morto. A livello di utenza, raga, il gioco si sta dimezzando. Poi parlo dell'Italia, ovviamente, perché in America non è un discorso da fare. In America 2K ci giocano pure se ci sta un terremoto sotto casa. Il problema di quest'anno, principalmente, è quello che hanno fatto l'anno scorso. Adesso ragionateci. Cosa hanno fatto a giugno? Hanno messo il gioco gratis, ok? Voi sapete quanta gente a giugno stava giocando NBA in Italia? Sapete quanta? Credo di non aver mai visto NBA così popolato in vita mia. Ci gioco da 10 anni, eh. Penso che su questo siamo tutti d'accordo, perché hanno messo il gioco gratis e quindi tutti ovviamente l'hanno scaricato e hanno iniziato a giocarci. Io personalmente ho iniziato a mettere una marea di contenuti per cercare di innanzitutto aiutare quelli nuovi e due, soprattutto su una community come quella di NBA in Italia, che è abbastanza piccola, penso che a tutti i creator interessava rimanere più gente possibile da quell'ondata, perché diciamo c'è sia un interesse personale ovviamente che uno a livello di affezione del gioco, per chi come me ci gioca da tantissimo, vedere tutta quella gente giocare, soprattutto in Italia, è una bella cosa. Quindi ritorniamo a giugno-luglio, quando in Italia ci giocava chiunque. Questa è una mossa di marketing che ha fatto la 2K, ovvero mettere il gioco gratis, perché così tutti se lo scaricano e magari si comprano quello nuovo. E su questo non ci piove, non è che lo mettono gratis così a buffo. Il problema qual è? Adesso chi magari gioca da più tempo sa benissimo che quest'anno il gioco è un po' più difficile rispetto all'anno scorso. Adesso è un discorso che faccio anche con gli altri anni, cioè proprio chi è iniziato dal 22 in poi, quest'anno ovviamente fa molta più difficoltà. Adesso non iniziate mo i fenomeni a scrivere, vabbè, ma se non sanno giocare. Nessuno sapeva giocare all'inizio. Chiunque dopo 3 mesi su questo gioco era una sega, me compreso, voi compresi. Quindi capite che la 2K ha completamente toppato la scelta di far uscire il gioco gratis a giugno, per poi l'anno dopo uscire un gioco così complesso rispetto all'anno prima. Io so benissimo quanti nuovi player ho aiutato e ho convinto, tra virgolette, convinto, ho fatto rimanere su 2K quest'estate e si sono comprati quello nuovo e adesso hanno già quittato. Non sapete quanti. Ma questo è ovvio, perché la 2K semplicemente ha sbagliato tutto. Cioè, da un punto di vista mio, il gioco quest'anno mi piace di più dell'anno scorso, ok? L'ho sempre detto. Per quanto poi ci siano cose bruttissime sul gioco, che vabbè, quelli ci sono sempre, non possiamo farci nulla. Ma qua sto facendo un discorso generale a livello di community. Per non parlare della Current, che è letteralmente una truffa, cioè, poverini quelli che hanno speso 70 euro per avere il gioco identico senza neanche la carriera. Cioè, di tutti i nuovi player che hanno iniziato a giocare quest'estate quando era gratis, che hanno anche comprato quello nuovo, quanti stanno giocando ancora? Qualcuno sicuramente è rimasto, non sto dicendo che nessuno sta giocando. Però almeno di quelli che conosco io, dalla mia parte, sono sicuro che almeno la metà, se non tre quarti, abbiano già quittato. Ma da un bel po', eh. Magari anche gente che ha iniziato a giocare sul 22, cioè, vedo chi conosce il gioco, chi ci gioca da più tempo, sa quanto era semplice tirare sul 22, quanto era semplice tirare sul 23, quanto era semplice penetrare sul 23, e poi ci danno questo gioco qui. Poi oh, ci sono altri 2000 discorsi per il quale il gioco quest'anno fa schifo, tra la run per la leggenda, insomma, neanche leggenda che è fatta malissimo, potrei dire un miliardo di cose, adesso mi soffermo su questo punto qui. Poi cosa succede? Molti quittano, e quelli che non quittano cercano le meccaniche rotte perché comunque, ovviamente, prendiamoci per il culo, la gente vuole vincere su sto gioco, tutti tryhardano, e anche, diciamo, quelli che tryhardano di meno si vanno a vedere un video su YouTube, vedono oddio, il midrange è rotto. E quindi vai a giocarti una partita dove letteralmente tutti abusano dello schifo che ti permette di segnare a occhi chiusi, ok? E poi è questo che fa diventare la community tossica e, cioè, ingiocabile. Quindi quello che voglio capire io è chi prende le decisioni all'interno nella 2K, no? Puoi soltanto ragionare di far uscire il gioco gratis per prendersi tutti quei player, che poi alla fine ti hanno pure comprato il gioco, eh? Allora non è che sono andati male, perché, ripeto, tutti quelli che hanno iniziato a giocare a giugno, la maggior parte, il 24, se l'è preso perché l'anno scorso, appena ho iniziato a giocare, il gioco li prendeva. Cioè, vi ricordate quest'estate quanta gente stava giocando, ripeto, e quanta gente aveva anche semi imparato a giocare, ovviamente, non a livelli, chissà che livelli, però comunque da poter dire, ok, l'anno prossimo me lo compro perché sto mezzo imparando, quindi l'anno prossimo magari esplodo, ok? No, quest'anno non esplodi nel senso che lanci la PlayStation fuori dalla finestra se giochi da 3 mesi, perché
facendo difficoltà io che ci gioco da 10 anni, stiamo facendo difficoltà a tutti, non prendiamoci per il culo, per quanto comunque possiamo vincere le partite, ma difficoltà la fanno tutti quest'anno rispetto all'anno scorso, 2 anni fa, così via. Immaginatevi un poverino che giocava 3 mesi, cioè mettetevi voi, ricordatevi voi a 3 mesi dal primo 2K come eravate e pensate se i vostri primi 3 mesi fossero stati su questo 2K, cosa avreste fatto? Il fatto che tutti abbiano quittato ti porta ad avere un gioco pieno di tryhard perché ti rimane a giocare quelli che sweattano come se stessero giocando per 1 milione di euro ogni partita e piano piano continuerà a scendere perché poi la gente ci perde la pazienza, cioè non è che... Quindi secondo me a livello di marketing, tra virgolette, sì, si sono fatti i soldi quest'anno, ma la 2K ha perso un sacco di... Non è neanche credibilità, perché quella ormai per me l'ha persa da un bel po' con tutte le stronzate che mette nel gioco. Però, ok, ci ha fregato i soldi anche quest'anno, vi ha fregato i soldi anche quest'anno, e molti addirittura non hanno comprato e non ci stanno più giocando, perché ha deciso di fare un gioco così tanto difficile rispetto a quello prima. Proprio l'anno in cui ha messo il gioco gratis. C'erano una marea di player nuovi. Non capisco veramente, ripeto, Mike Wang o chi cazzo è che sceglie là dentro, in che condizioni era nel momento in cui stavano decidendo il gioco da fare. Che poi, e ti dirò, questa cosa è anche più brutta, perché, boh, parliamoci chiaro, loro stanno già lavorando al 25, non è che questi a giugno iniziano a fare il gioco nuovo, no. Questi qua lavorano sempre per il gioco nuovo appena esce quello vecchio, tra virgolette, ok? Se loro già sapevano nel loro cervello che il 24 sarebbe stato così. È ancora più una presa per il culo mettere il gioco gratis a giugno. Un po' a sfregio, capito? Anche se quest'anno, sinceramente, per come è uscito il gioco, per quanto è uscito pieno di bug e incompleto, perché quest'anno il gioco è uscito incompleto, siamo tutti d'accordo. Il gioco è uscito che non doveva uscire. Per me serviva un altro mese prima di far uscire sto gioco. Quindi forse quest'anno sono partiti così tardi, boh, non ci hanno proprio capito nulla. Questa è la mia idea sul gioco vivo, morto, quanta gente ci gioca, quanta gente non ci gioca. E niente. Fanculo 2K.